Ehi, bentornati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video è entrato in scena un nuovo possessore dello Yo-Kai Watch, Katie. Finalmente Katie ha anche lei uno Yo-Kai Watch, lo Yo-Kai Watch origine, che sembra venga dato solo a chi è veramente puro di cuore, a quelli più puri di cuore. E sono entrati in scena anche i due generali di Polpanime e Spiritossi. Quindi è successa una specie di riunione nella quale Demon Gufo ha preso un potere, non sappiamo da chi abbia preso questo potere, ma è diventato talmente forte che ha incantato i generali di Polpanime e Spiritossi e anche Velenotto e Kyuubi. A questo punto Velenotto del futuro e Kyuubi del futuro si sono scontrati con Velenotto e Kyuubi del presente, e anche Kai si è scontrata con questi Velenotto e Kyuubi del futuro, che erano nella loro forma Shadowside, tra l'altro. Però siamo riusciti a vincere, insomma, con poca difficoltà, perché erano davvero facili. Non so quale fosse il problema, ma erano davvero semplici da sconfiggere. Adesso poi andiamo anche a vederli lì, i generali di Polpanime e Spiritossi, ma adesso Kyuubi e Velenotto poi stanno con noi, quelli del presente, quindi non c'è alcun problema. Ma in realtà non mi sembra che si livelli poi tanto. Comunque andiamo un po' da questi qua. C'erano anche Antuono e Ventorio, e sono anche loro nella forma Shadowside. Ehi voi, siamo arrivati! Eh già. Luna, che cosa ci fai qui? Potrebbe essere pericoloso. Tranquilli, ho portato con me l'ultimo acquisto dei Detective Yo-Kai. Hai trovato qualcun altro in possesso di uno Yo-Kai Watch? Eh sì, è proprio Katie. Katie? Link, sei tu? Non sapevo ci si parte dai Detective Yo-Kai. Vi conoscete? Meglio così, non perderemo tempo a presentarci. Quella ragazza è mia madre da bambina, non ci credo. Bene, ora che io e Katie siamo qui, non avete più nulla da temere. È stato Wisnian a convincermi a indossare questo Yo-Kai Watch. Tra l'altro, Wisnian e Katie hanno interagito, perché è normale che interagissero, e era un dialogo parlato. Cosa che non accade molto spesso in questo gioco, se non nelle cinematic, quindi hanno dato molta importanza a Katie per qualche ragione. Non sono ancora molto pratica, ma cercherò di fare del mio meglio. Molto bene, e ora è tempo di combattere, forza! Penso che combatterò ancora con Katie, sì, però mi sa che siamo tutti. O meglio, un possessore del Watch e gli altri Yo-Kai. Mamma mia, Soffio Custode e Guardia Tonante. Arachnus e Ragabatrax. Ok, abbiamo anche Wisnian, quindi quelli di prima, nulla di che. Posso usare l'inventario? Sì, per meno male. Dunque, devo ricaricarmi un po' la salute. La mela candita fa il caso mio. Allora, ho la guarigione totale, quindi non mi preoccupo più di tanto. Però Arachnus, non mi devi dare fastidio, Arachnus. Neanche Ragabatrax, possibilmente, Non voglio farmi che mi facciano male. Beh, eccolo, vai. Bene, ci siamo guariti. Cattento! Curati, ci siamo guariti! Neanche una parola. Quasi. È una parola. Non lo è quasi. Allora, se leviamo almeno Soffio Custode. Eccolo lì. Bene. Devo ancora curarmi. Purtroppo sono forti. Sono tanti e sono forti. Ci farà buone. Vai, è andato. Grande. Ne manca solo uno. Meno un po' troppo, meno per i miei gusti. No. Devo curarmi un'altra volta. Uva. Va bene. Ok, posso menare ora. Grande, ma allora ha fatto un ammacello Kyuubi fortissimo, anche Velenotto molto forte, e niente punti, cioè non è niente punti esperienza, che sono pochissimi. Che significa tutti quei pochi punti esperienza? Dammene di più. Sono debole di livello, allora dimmi, guarda, fai schifo. Ed eccolo qua Demon Gufo. Sì, praticamente Demon Gufo ha scambiato Luna per la principessa nello scorso episodio, ma è un'altra storia. È stato tutto inutile.
No, non è possibile. La principessa. Ma tu sei... Quindi sei uno yokai. Perché stai facendo tutto questo? Non l'hai ancora capito, ragazzina? Il mio unico scopo è esaudire ogni desiderio del mio padrone. Devo trovare la principessa e portarla da lui. Ormai è questa la mia unica ragione d'essere. Bello. Cosa? No, no. Questo sarebbe Demon Gufo. Come ha fatto a trasformarsi? Non è Demon Gufo. Non può essere Demon Gufo. Non possiamo lasciarlo libero così. Dobbiamo inseguirlo e sconfiggerlo. Sì, hai ragione. Dobbiamo farlo tornare in sé più presto. Andiamo. Mio Dio. Ah, eccolo qua. Aspetta che metto qua per passare col rosso. Sai com'è. E stai zitto. Madonna, non può aspettare 2 secondi. Ecco. Ciao. Non ho idea di chi sia. Vero gufo. Ah, quindi è veramente Demon Gufo. Ma non è la forma Godside, forse? Dov'è la principessa? Principessa, stai parlando di me? Ehi, vero gufo, ascoltami. Che cosa ne è stato di Usapion? Rispondi immediatamente. Vabbè, forse era arrabbiata, non lo so. C'è sempre quella voce squillante, Luna. Ah, probabilmente non mi stai neanche ascoltando. La sua voce sembra diversa dal solito. Tu perché la conosci, vero? Che cosa gli è successo? Luna, Katie, siete ancora in tempo a scappare, se siete spaventate. No, non se ne parla, non posso abbandonarvi, amici. Ha deciso, penserò a distrarlo mentre voi lo attaccate. Ehi, vero gufo, guarda qua! Bleh! Gli sta facendo le boccacce? Luna non finisce mai di stupirmi. Ma i bambini le fanno le boccacce, avete 12 anni, non è che siete adulti, dai! Dimmi, Link, combatti sempre contro mostri come questo? Beh, ecco... sì, spesso mi lascio trascinare in eventi di questo tipo. Capisco, e non hai paura? No, perché ho tanti amici yokai su cui posso sempre contare. Altra frase mi riempie di orgoglio, amico. Ehi, amico, attento a non arrossire quando parli con Katie. Sei incredibile, Link, insieme ce la faremo di sicuro. Oddio santo. Bene, e ora noi due, vero gufo? Ti salveremo, promesso! Ma magari non vuole essere salvato. Ok, questa è la vera boss fight di questo capitolo, allora. Ok. Mamma mia. Bello, per carità. Che fa? Okay. Ah, fa aspira? Fai l'aspirapolvere? Ah, ok, devo un attimino assorbire un po' di energia. Devo un attimino... Oh, ok, attacca un'altra volta. Ok. Ah, dico, devo attaccare ancora con... Ancora un po' per caricare l'energia, ma sai com'è. La cosa brutta è che non è che si muove, si sposta su un asse. Quindi è molto fastidioso. Ok, sappiamo un po'. Bravissimo Gibanian. Ecco, ora si... Vai, c'è Salamandra, bene. Oh, il drone in arrivo. Grande. Aspira tutto. Che co... Oh, la bomba, ok. Sì, se mi dai la visuale... Se mi dai la visuale, mannaggia a te. No, aspirati questa, aspirati. Fatto beh. E quindi non hai fatto niente? Cioè, zero? Vabbè. Ok.
Ah, ma... Che cavolo? Ma sta fa male pure a me, ma fermati! Ma ti pare il caso? Chi è che mi sta curando? Caspiterina! Ah, ma era Katie che mi curava allora. Grazie, Katie. No, aspirati sto coso, aspirati, mannaggia a te. Ah, mi sono fatto il tempo allo fuoco. Stavo a guardare la bomba, stavo a guardare. Eccolo, allo fuoco. Bravo, Tri. Senti, sta bomba ce la facciamo a portarla davanti alla faccia sua? Ecco, aspira un po', aspira, un po' come ti pare. Vai, call. Ah, preso male. Grandissimo. Sì, però prendilo, mannaggia, call. Però comunque sia ti facciamo male. L'attacco divino l'ho usato due volte e tutte e due le volte mi sa che non l'ho preso perché non mi pare abbia sortito qualche effetto. Oniochkarou! Significa che ti faccio sedere. Prima che tu mi aspiri, certo. Sputami, grazie. Oh 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 oh! Ah, no, c'è Bruno. Bruno è per curarci pure, quindi... Oddio, per il momento ha solo la fresca delle monache. Ah, pensavi. Ti dico, per il momento ha solo... Ha solo uno yokai che può fare aiuto. Può fare qualcosa di effettivamente utile. Ecco, aspirati sto coso, va. Ok, ok, sta andando, Difesa totale. Mancato totalmente. Senti però coso, devi capire che però c'è un limite a tutto, c'è un limite anche alla pazienza. Ah no, ho anche Ozuke e Kirin. Ozuke? Davvero? Avrei premuto A ma non ha fatto niente. Ah, ok, è successo qualcosa. Non so cosa, ma qualcosa è successo. Perché effettivamente è andata bene. Io non ci ho capito niente di sto scontro. Ho solo capito che quello aspirava e dovevo buttargli il cibo che arrivava. Il cibo, quello che arrivava dal drone in bocca. E faceva male, faceva bene. Ha sputato il sapone che era un malus per noi. Quindi devo stare anche attento a quello che gli do. Non solo a quello, non per forza tutto, così a caso. I livelli, bene o male, sono stati fatti. Meno male, posso dire, meno male davvero. E ora? Ce l'abbiamo fatta! Demon Goofy è ritornato alla sua forma originale. Voi, ma cos'era quello strano potere che avvertivo? Quell'oscuro potere? Potere oscuro? Per me non mi resta che sparire per sempre. Sono inutile. Aspetta, Demon Goofy, non devi arrenderti così. Io, ci deve essere qualcosa che posso fare. Katie. Ma certo, forse usando il potere dello Yokai Watch. Ma che... Mi sento di nuovo in forze. Perché l'hai fatto? Come sarebbe a dire, noi aiutiamo sempre chi è in difficoltà. E poi, non meriti di scomparire per sempre, Demon Goofy. Devi ancora trovare la principessa o sbaglio? Questa è la tua missione. Capisco. In ogni caso, non c'è bisogno che ti preoccupi per me. Quel potere oscuro era come se avessi acquisito una nuova forza. Ma ora è tutto finito. Giusto, quasi dimenticavo. Dov'è Usopion? Ehi tu, mi hai sentito? Sto parlando con te, dimmi dov'è Usopion, subito! Oh, scusa, ti riferisci a quel piccolo coniglietto, giusto?
Beh, ecco, sono ancora un po' stordito, non ricordo dove sia. Che cosa? Non ti ricordi dove l'hai portato? Devo stare calma? Bene, andrò a cercarlo personalmente allora. Abbia ancora un po' di pazienza, Sapion. Luna Celesti sta arrivando. Oh, se n'è andata. Forse dovremmo andare con lei. Potresti occuparti tu di Demon Gufo? Ma certo, voi pensate solo a ritrovare l'amico di Luna. Link, perché non resti con Katie? Penserò ad avvisare gli altri. Sai, per adesso sarebbe meglio non lasciarla da sola. Sì, hai ragione. Ci vediamo dopo. Buona ricerca. Summer ci ha visto lungo. Oh, eccoci qui. Quindi ora Demon Gufo è buono, in teoria? I miei complimenti, avete fatto un ottimo lavoro prima. È vero, hai sfruttato il potere dello Yokai Watch in modo magistrale. Hanno ragione. Sei stata incredibile, ragazzina. Ah, non è da te essere fiero di qualcuno che non sia tu, Kyubi. Non controbatte per quella ragione. Maestro Shuden Doji! Anche voi siete degli yokai? Fantastico, Demon Gufo. Stavolta mi hai davvero colpito. Cosa? Voi mi conoscete per caso? L'ha chiamato maestro, ti dice nulla? Quella sicurezza, quello sguardo. Avrei dovuto capirlo prima. Tu sei la principessa. Come? Non è possibile. Per quale motivo il ciliegio sacro non reagisce? Non credo di aver capito. Forza, vi guerriero, andiamocene. Sì, mio signore. Arrivano, si rifiutano di elaborare e se ne vanno. Ma che cos'è appena successo? Si aspettavano un secondo di più, magari arrivava Summer, chissà. Potevo. E se la principessa non fosse una principessa, ma fosse un principe? Loro si stanno sbagliando, magari. Certo, il potere di voi ragazzi e dei vostri orologi è fuori discussione. Quindi è stato lui a lasciare aperto il portale per arrivare in questo mondo? No, ve lo assicuro, anche volendo non avrei il potere necessario. È vero, secondo Kaira solo una forza enorme può aprire un portale. In ogni caso ci scusiamo per avervi attaccati prima. No, eravate fighissimi, tranquillo. Proprio così, era come se uno yokai potentissimo ci avesse incantati. Hai perfettamente ragione, Antuono. Infatti, sembra che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Shuten Doji. Re Kaira! Ha aperto forzatamente il portale, lasciando libero l'ingresso. Vi prometto che non succederà di nuovo. Alzerò il livello di sicurezza. Grazie mille. Se non troviamo una soluzione, le invasioni continueranno. La nostra priorità ora è fermare Shuten Doji e il suo potere. Tuttavia, continuare ad usare i portali potrebbe causare altri problemi. Ah, che seccatura. In ogni caso faremo attenzione, maestà. Oh, e in quanto a te, ragazzina, benvenuta nei Detective Yokai. Sono sicuro che tu e lo Yokai Watch Origine ci sarete di grande aiuto. Quell'orologio permetterà anche a te di viaggiare attraverso i vari mondi. Ti chiedo perciò di unirti a questi ragazzi nella loro battaglia. Quindi, lo Yokai Watch è solo uno strumento per aprire il portale, non per passarci attraverso. Perché Luna ci è passata senza Yokai Watch. Ma quindi anche la nostra trasformazione è opera di Shuten Doji? Ti riferisci a quando abbiamo cambiato forma improvvisamente? No, non credo che sia lui il responsabile di quelle trasformazioni. E sicuramente neanche tu ne saresti capace, Demon Gufo. No, ma sono sicuro di aver già visto qualcosa di simile da qualche parte. Ricordo solo di essere stato investito all'improvviso da un potere oscuro. Quella mia nuova forza ha fatto sì che perdessi di tutto il controllo. Potere oscuro, hai detto. Proprio come nella profezia. In ogni caso, quello che hai fatto resta comunque molto grave. Sarai punito a Yokai World con l'accusa di alto tradimento. No, aspettate! La prego, non lo punisca. Stai criticando una delle mie decisioni reali, per caso? No, ma io lo conosco. Lui si limita a seguire gli ordini. Se proprio dovete punire qualcuno, andate dal suo signore. È lui il cattivo. In fondo, Demon Gufo stava solo aiutando qualcuno a cui tiene molto. Vi prego, maestà, perdonatelo! Purtroppo non è così che funziona. Demon Gufo ha sbagliato, e di grosso. Anche se non posso negare che il tuo ragionamento fili. Oh, come vi permettete di criticare Re Kaira? La pagherete cara, ma stai zitto! Che ti abbiamo sfasciato di botte pochi minuti fa. Calmatevi, ragazzi.
In ogni caso non posso venirvi incontro. Scusatemi. Basta così, umani. Accetto la punizione. Non ho un posto dove tornare ormai. E questo è il mio destino. Se devo essere punito mi sta bene. Almeno poi potrò scomparire. Eh? Chi ha detto che devi scomparire, scusa? Eh? La nostra priorità ora è scoprire cosa si c'era dietro a quel potere oscuro. E tu ci saresti di grande aiuto. Per cui ti unirai a questi ragazzi. Considera questo come punizione, d'accordo? Ma questo è un premio. Io vi sarei d'aiuto, avete detto? Sì, che bello! Grazie di cuore, Rekaira. Non dovete ringraziarmi. Ho fatto ciò che ritenevo giusto. Tutto qui. Bene, Demon Gufo. Fatti valere. Io farò il tifo per te, come sempre. Certo. Grazie, Katie. Ed è così che va. Bene, è giunto il momento di salutarci. A presto, ragazzi. Ci vediamo. A presto. Abbiate cura di voi. Mi raccomando, non fateci preoccupare troppo. Tornate a trovarci quando volete. Noi siamo sempre qui. Ma Demon Gufo se n'è andato con Kaira. Non doveva stare con noi. Vabbè. Ah, e finisce così anche questo capitolo, vero? Fortuna che grazie a Katie si è risolto tutto per il meglio. Ed ecco che Link torna rosso come un pomodoro. Un po' come te, Givagnon, sempre rosso. È vero, senza Katie non saremmo riusciti a risolvere con Demon Gufo. Sono contento che sia in vacanza, ma mi piacerebbe che fosse qui con noi. Già, chi lo dici? Ecco Wisnian. E la gente! Non pensate di stare correndo un po' troppo? Perché? Link! Cosa? Ah sì, è venuta nel futuro, certo. Qual è il problema? Ma tu che ci fai qui? Avevi detto che saresti andato in vacanza! Ho chiesto a mio padre di rimandare. Voglio divertirmi con tutti voi qui in città. Ora anche io ho uno Yokai Watch e voglio poter esservi d'aiuto. Sì, però... Ha detto che andava in vacanza, vabbè, non c'è da stupirsi tanto, cioè... A parte sì, vabbè, le voci sono preimpostate, però... Incredibile, quindi salverò il mondo con entrambi i miei genitori. Ancora con questa storia? Ti avevo detto di tenere la bocca chiusa? Oh, hai ragione, non voglio diventare di nuovo invisibile come quella volta. Un nuovo acquisto, eh? Come dico sempre, più siamo e meglio è. Hai ragione, benvenuta in squadra. Sì, che bello, benvenuta anche da parte mia, Katie. Grazie Link, grazie anche a tutti voi. Finalmente. Fantastico, sei ufficialmente entrato a far parte dei Detective Yokai. Non starei esagerando con i festeggiamenti, Link. Di che ti stupisci, Gibanyan? Ormai conosciamo il nostro pollo. Papà e mamma sembrano andare molto d'accordo. Sono così felice. Beh, non si sarebbero sposati se non fossero andati d'accordo, no? Oh, a proposito. Che succede? Mi chiedo dove sia finita Luna. Era corsa via a cercare Usapion. Oddio, è vero Usapion, me ne ero completamente dimenticato, è vero. A quest'ora dovrebbe averlo già trovato, sono sicura che stia bene. Sta con i conigli, forse. È già mezzogiorno ormai e nobody è ancora venuto a salvarmi. Luna. Usapion, eccomi, finalmente ti ho trovato. Luna? Inaho. Perché ci hai messo così tanto? Scornigliata, sarei potuto morire! Mio figlio poteva morire! Ma che dici? Sei uno yokai, no? Non puoi morire? Che cosa ti parla la risposta sensata? Meno male che non ho perso troppo tempo dietro a per più. In ogni caso, un vero detective si sarebbe dato più da fare per ritrovarmi. Tuttavia... Ero certo che prima o poi saresti arrivato a salvarmi. Thank you very much, Luna. Non so se usa gli inglesismi anche nella versione giapponese. Però in italiano ne fa un ampio uso. Nel prossimo mi sa che ormai abbiamo superato la metà. Le cose iniziano a farsi serie. L'abbiamo appena visto con Demon Gufo. E siamo tutti quanti qui, tutti i possessori dello Yokai Watch sono finalmente riuniti. Mancherebbe solo Jack, che sta nel passato, ma
Penso che mi toccherà ancora fare la spola tra passato e futuro e poi andare nello Yokai World. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo vedremo cosa ci aspetta nel sesto capitolo. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.